al sistema tradizionale universitario. Lo studium Generalis fu fondato nel 1013 da Papa Benedetto VIII e dall'imperatore Enrico II di Sassonia, il Santo. Fin dall'alto Medioevo, allorché si raccolsero le assemblee cittadine per l'esame e le deliberazioni relative al Thank you.
Thank you.
padone. Bandiera di San Giorgio, con il stabile di cavaliere, cavaliere della Greca di Monte Marco, cavaliere di Marzano e Mandoni, di Bastriere. Thank you.
davanti a noi, ecco la tua chiesa. Cammina con lei sulle strade del mondo e della storia. Questa protezione eucaristica vede tanti concetti di questa realtà. Gli occhi distratti spesso non avvengono. Signore Gesù è con noi sempre, nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia, tuo vero corpo. Esprimiamo questa nostra fede, ripetendo insieme ad ogni vocazione, Signore, noi ti adoriamo. Signore, noi ti adoriamo. Signore, tu solo hai parole di vita eterna. Signore, noi ti adoriamo. Accresci nel tuo popolo la carità, oh Signore. Signore, noi ti adoriamo. Signore, aiutaci a credere di più e ad amare di più. Signore, noi ti adoriamo. Conservaci nel tuo amore, Signore. Signore, noi ti adoriamo. O Signore, custodisci nella tua pace le nostre famiglie. Signore, noi ti adoriamo. O Signore, tu sei il pane della vita. Signore, noi ti adoriamo. Nos pace nos tuere, tu nos bona pax videre, in terra vive in sicur. Tu qui cum tacis et vale, qui nos facis hic mortales, tu sibi cum
commensale, coere et sonare, pax sanctorum civium. O Gesù, noi riconosciamo in te il pastore buono che ci guida sulle strade dell'esistenza, il maestro sapiente che dispensa luce ai nostri cuori ottenebrati, il Redentore che con tanta prodigalità di amore e di grazia viene a noi incontro e si fa ineffabilmente pane di vita per questo nostro cammino nel tempo verso l'eterno possesso di Dio. La nostra fede in te prorompe con sobria giocondità, nell'esultanza di preghiere corali e di canti festosi, e si riversa anche all'esterno dei templi, portando ovunque una nota di letizia e un annuncio di speranza che viene. Tu infatti sei con noi tutti i giorni, sino alla fine. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ascoltiamo la parola dell'Apostolo Paolo dalla prima lettera ai Corinzi. Io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta, infatti, che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Il nostro Salvatore, nell'ultima cena, la notte in cui fu tradito, istituì il sacrificio eucaristico del suo corpo e del suo sangue, onde perpetuare nei secoli, fino al suo ritorno, il sacrificio della croce, e per affidare così alla sua diletta sposa, la Chiesa, il memoriale della sua morte e della sua resurrezione. Sacramento di amore, segno di unità, vincolo di carità, convito pasquale, nel quale si riceve Cristo. L'anima viene ricolma di grazia e ci è dato il pegno della gloria futura. Perciò la Chiesa, siano perfezionati nell'unità con Dio e tra di loro, di modo che Dio sia finalmente tutto in tutti. Sei tu.
Regno di Dio immolato, sempre vivo, conduci al termine del passaggio coloro che hanno varcato la soglia della morte. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi dimentichiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Noi ti benediciamo, Padre nostro, per la vita santa di Davide, tuo servitore, che ci hai rivelato per mezzo di Gesù, tuo Figlio. A te gloria per sempre. Amen. Noi ti benediciamo, Padre nostro, per la vita e la conoscenza che ci hai rivelate per mezzo di Gesù, tuo Figlio. A te la gloria per sempre. Amen. Come questo pane spezzato, prima disperso sulle colline, raccolto e diventato uno, così anche la tua Chiesa si raccolga dall'estremità della terra nel tuo regno, poiché tua è la gloria e la potenza per sempre. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era al principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo e benedissimo sacramento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era al principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.